Nel mio viaggio nel mondo della strada ho raccolto migliaia di lacrime che conservo ancora preziosamente nel mio cuore. Ho ascoltato le grida silenziose del popolo della notte. Sono entrata in punta di piedi nei deserti di anime assetate di amore. Ho visto un numero incredibile di mani tese alla ricerca disperata di aiuto e tanta, troppa indifferenza. Ho visto ragazze in tenera età segnate da cicatrici e bruciature di sigarette, costrette sotto gli occhi di tutti alla più infame delle schiavitù. Ho ascoltato il pianto di giovani bellissimi, ridotti a morti viventi, nell'illusione di un paradiso artificiale che ha rubato loro l'anima. Ho abbracciato meravigliosi bambini abbandonati nelle strade, che elemosinavano solo un po' di tenerezza. Ho sentito il grido di questo popolo sterminato di piccoli e di poveri trafiggere il mio cuore e mi sono chiesta che fare. Ho poi sentito un altro grido, un grido d'amore, il grido di un Dio crocifisso che ha preso su di sé la morte per donarci la vita, l'angoscia per donarci la pace, ogni nostro dolore per ricolmarlo del suo infinito amore. Il grido dell'uomo Dio che ancora oggi percorre i deserti del mondo ripetendoci: amatevi, come io vi ho amato. E in quel grido ho trovato la risposta. Sì, solo l'amore può scardinare i muri dell'indifferenza che imprigionano l'anima in una solitudine mortale. Solo l'amore può sciogliere l'angoscia di cuori impietriti dall'odio e dalla violenza. Solo l'amore può ridare speranza a chi, colpito dalle terribili sferzate della vita, giace prostrato nella disperazione. Solo l'amore può far germogliare la gioia di vivere nei deserti dell'umanità.